こんにちは、泉です。今日は刺激と受け身が一緒になった刺激受け身を勉強しましょう。刺激受け身の音はさせられるですね。難しいという人が多いですが、ポイントをつかめば大丈夫です。刺激や受け身をまだ勉強していない人はこちらのビデオを見てください。刺激受け身は嫌なことをしなければならない、そして私は嫌な気持ちだという時に使います。例えば母に野菜を食べさせられました。これは母が私に野菜を食べなさいと言いました。そして私は野菜を食べました。この全部のことを一つの文にすると、母に野菜を食べさせられましたになります。この時私は野菜を食べたくないので嫌な気持ちです。今日は同じことでも嫌な気持ちか嬉しい気持ちかによって言い方が変わるということを勉強します。自然な日本語について話しますから、ぜひ最後まで見てください。まず形を勉強しましょう。刺激動詞 il verbo causativo。 Questo è un verbo indipendente vero e proprio. Si crea dal verbo normale, ma quello che viene 刺激動詞 è un verbo a sé. 行きます、行かせます、行かせる。Quindi questo verbo ikaseru è un verbo a sé. Faccio andare. Tabemasu, tabe saseru. Faccio mangiare. Shimasu, saseru, kimasu, ko saseru. Siccome causativo è un verbo a sé indipendente, si può fare il verbo in passivo da questo verbo indipendente. Quindi ikimasu.Ikasemasu, ikaselaremasu. Questo è passaggio. Tabemasu, tabesasemasu, tabesaselaremasu. Shimasu, sasemasu, saselaremasu. Kimasu, kosasemasu, kosaselaremasu. Comunque il suono di saselareru è il suono di causativo passivo.Una piccola nota: nei verbi di dai ichi gruppo, primo gruppo o godan doshi, ha anche la versione corta. Ikimasu diventa ikasu, ikashimasu, quindi diventa ikasareru. Oggi, per facilitare il discorso, non uso questa versione, ma comunque esiste anche questa. Shieki ukemi wa嫌な気持ちの時に使えますから、あまりいつもいつもは使いません。 Se usi troppo significa che la tua vita non è molto felice. Sarebbe meglio non avere l'occasione di usarla. Ma comunque vediamo la frase. 母は私に掃除をしなさいと言いました。私は掃除をしなければなりませんから、します。でも嬉しくないです。全部で母に掃除をさせられました。 Un altro esempio。 コーチは学生に30分走りなさいと言いました。学生は走らなければなりません。走るの刺激動詞は走らせるですね。ですから刺激受け身は
走らせられるです。学生は走らなければなりませんから、この時の全部を文にすると、コーチに30分走らせられましたです。 Vediamo un altro esempio。 社長は社員に大阪に行ってくださいと言いました。社員は大阪に行かなければなりません。社員が大阪に行きたくない時は、私益受け身を使います。社員は社長に大阪に行かせられました。でも社員が大阪に行きたい、嬉しいですという時は、社長に大阪に行かせてもらいましたになります。 La differenza させられましたとさせてもらいました。 Eさせられました。Sono costretta a farlo. させてもらいました。Sono contenta di farlo. Magari con させてもらいました significa che sono io che ho chiesto di farmi fare. Questo è la differenza. Il dato di fatto che io sono il narratore, in questo caso è Shine che è il narratore, diventa il tema della frase.E chi lo fa fare? C'è Shacho che ordina le cose da fare. Questa dinamica non cambia. Ma quello che cambia è che come il narratore prende questa situazione, positivamente o negativamente. In giapponese cambia spesso la forma della frase, dipende da il narratore come lo prende.La lingua giapponese è molto soggettiva in questo punto di vista. Infine vorrei spiegare anche di させていただきます。いただく è la forma umile nel keigo di onorifico. いただく significa もらいます, quindi ricevere. Avete mai sentito いただきます prima di mangiare? Questo いただきます è いただくSignifica che noi prendiamo con gratitudine il cibo che c'è davanti e ringrazio anche chi l'ha preparato. Quindi, させていただきます significa che con gratitudine faccio io. Viene usato spesso nella lingua commerciale perché è modo molto formale. Per esempio, 私が説明させていただきますIo vi spiego, io ti spiego. させていただくですが、させる人、cioè chi ordina, non c'è. Ma siccome non c'è chi ordina, sono io che faccio da me, questo diventa il modo molto formale. Comunque, potete ricordare solo che させていただく è modo molto formale per dire faccio io.E se questa forma させていただく diventa una domanda? させていただけませんか? Siccome è la domanda, c'è un'altra persona a cui chiedo il permesso. Quindi, 説明させていただけませんか? Significa che lei mi può far spiegare, per favore? Anche questa.Ricordiamo quel suono, させていただけませんか? Quindi, いただき diventa いただけ e la finale diventa ませんか? いただけませんか? Questa è la domanda per chiedere il permesso molto gentilmente. La lezione di oggi finisce qui. 来週も見てね! Bye bye!